In questo tutorial troverai un URL accorciato per ogni argomento trattato. Scrivilo nella barra degli indirizzi, digita il tasto invio e poi clicca su copia. Avrai un documento tutto tuo dove poter svolgere gli esercizi per memorizzare e consolidare le competenze acquisite dall'ascolto del video. Se non sei interessato ad ascoltare tutto il tutorial, vai direttamente al minuto dell'argomento che desideri visualizzare. Nella tabella trovi una sintesi di tutto il video. Anche degli URL accorciati di ogni argomento, e se questa guida ti piacerà, fammelo poi sapere regalandomi un clic sul pollice in su. Quando apri un documento Google, puoi già selezionare la formattazione che desideri. Buona norma però è quella di scrivere prima il testo e poi eseguire le dovute modifiche. Vediamo in che modo. Scrivere in documenti Google è semplicissimo. Basta inserire il cursore all'interno della pagina e digitare il testo, schiacciando i tasti della tastiera. Per cambiare la grandezza delle lettere, basta selezionare il testo e andare ad agire sullo strumento Aumenta o riduci dimensioni carattere. Puoi inserire il grassetto, il corsivo, puoi sottolineare o cambiare il colore del testo. Oppure formattare il testo con più comandi. Anche il carattere puoi cambiare con la stessa semplicità. Puoi anche evidenziare e cambiare allineamento. Cambiamo l'interlinea prendendo il comando sempre dalla barra di formattazione. Comunque, gli stessi più altri strumenti si trovano anche nel menu formato. Se clicchi sul pulsante Inserisci e poi su Caratteri speciali, hai la possibilità di cercare i caratteri utilizzati meno frequentemente. Vediamo alcuni esempi. Vediamo come creare un elenco. Cliccando sulla freccetta dell'elenco puntato, hai la possibilità di scelta. Ed ecco che adesso, ogni volta che schiacci il tasto invio, si applica il simbolo dell'elenco. Il discorso non cambia con gli elenchi numerati, dove hai la possibilità di scegliere anche le lettere. Io clicco su questo. Puoi trasformare un testo in un elenco anche dopo averlo scritto. Per inserire un ulteriore elenco, puoi cliccare il tasto Tab oppure cliccare su Aumenta rientro dopo essere andata a capo. Per eliminare l'elenco, basta disattivare l'icona. Fai un clic su una lettera dell'elenco per selezionarlo. In questo modo puoi formattarlo a tuo piacimento. Dal menu Formato, andando su Colonne, puoi dividere il testo in due o più colonne. Puoi farlo prima di scrivere il testo oppure dopo. Se entri in altre opzioni, puoi decidere anche qui il numero delle colonne. Puoi cambiare la spaziatura tra di esse e se vuoi dividerle da una linea. Per l'allineamento del testo basta inserire il cursore all'interno del paragrafo e cliccare sull'icona dell'allineamento voluto. Oppure andare nel menu Formato, Allinea e applica rientro ed eseguire le dovute modifiche. Sempre nello stesso menu puoi cliccare su Opzioni rientro per modificare la prima riga o la sporgenza.
Dal menu Inserisci e poi Immagine puoi introdurre un'immagine caricandola dal computer, cercandola nel web, da Drive, dall'album delle foto o inserire l'urlo, oppure ancora puoi scattare una foto. Se clicchi su Cerca nel web, ti si apre una colonna dove hai la possibilità di inserire le parole chiave per la tua ricerca. A questo punto puoi selezionare l'immagine e cliccare su Inserisci oppure trascinarla direttamente all'interno del documento. Selezionando l'immagine ti si attivano le opzioni di modifica. Per ritagliarla devi schiacciare l'icona Ritaglia immagine oppure cliccare sopra la figura due volte velocemente. Si attiva una selezione diversa che ti dà la possibilità appunto di ritagliarla. Tieni presente in che modo vuoi inserire l'immagine rispetto al testo, cliccando sull'icona giusta. Poi, se vuoi, puoi modificare lo spessore del bordo e il suo colore. Dal menu Inserisci, Disegno e poi Più nuovo, hai la possibilità di creare nuovi elementi. Facciamo un esempio. Inseriamo una forma, cambiamo il colore di riempimento e poi cambiamo lo spessore e il colore del bordo. Clicca su Salva e chiudi dopo aver concluso la formattazione. E se selezioni l'immagine, hai la possibilità di attivare delle opzioni di modifica, come ad esempio dove posizionare la figura rispetto al testo. Nella stessa finestra posso creare, formattare e salvare una casella di testo. Per creare una tabella, basta cliccare sul menu Inserisci, poi Tabella e decidere il numero delle colonne delle righe. Puoi ridurre le dimensioni delle colonne trascinando la linea, aggiungere un'altra riga o colonna dal menu del tasto destro del mouse, sempre dallo stesso menu puoi unire le celle e puoi formattare il testo all'interno delle celle. Se selezioni la tabella, dal menu tasto destro o formato e poi tabella, puoi aprire la finestra Proprietà delle tabelle. All'interno di questa finestra puoi modificare lo spessore e il colore dei bordi, il colore dello sfondo, l'allineamento verticale delle celle, cioè da dove vuoi che il cursore inizi a scrivere, e altro. Puoi selezionare anche solo alcune celle ed eseguire la formattazione. Se dopo la selezione clicchi il triangolino in alto a destra, hai la possibilità di evidenziare solo i bordi e fare le volute modifiche. Puoi anche selezionare solo una parte della tabella, come puoi anche decidere di evidenziare solo alcuni tipi di bordi. Per una singola cella basta inserire il cursore al suo interno. Se inserisci il cursore all'interno di una parola e poi apri il menu del tasto destro, cliccando su Esplora si visualizzerà sulla destra una colonna con i risultati del web. Puoi decidere di visualizzare le immagini associate a quel termine oppure cercare un collegamento tra i tuoi file all'interno del tuo Drive. Invece, cliccando su Definisci, si aprirà, sempre sulla destra, il dizionario online con la definizione.